Un giorno la maestra chiese ai bambini: «Allora, quanti tipi di frazione conosciamo?» Maya rispose allegramente: «Le frazioni proprie, le frazioni complementari, che però sono sempre frazioni proprie, le frazioni apparenti, che in realtà non sono frazioni affatto, fanno solo finta». E poi, l'interruppe la maestra, «e poi ci sono le frazioni improprie, che vediamo stamattina insieme». «Frazioni improprie?» chiesero i bambini. «Sì, frazioni improprie. Qualcuno sa cosa significhi la parola improprio?» «Cerchiamo sul vocabolario», propose Valentina. «Ecco qui, improprio. Si utilizza per definire le parole adoperate in un senso diverso da quello che hanno di solito. Significa anche non in senso stretto». «Ma quindi, maestra, le frazioni improprie sono frazioni ma non in senso stretto?» «In un certo senso sì», rispose la maestra. «Dobbiamo a questo punto riflettere sul senso della parola frazione. Che cosa significa frazionare? Chi se lo ricorda?» «Suddividere l'intero in parti uguali», rispose Diego con prontezza. «Esatto», rispose la maestra. «Quindi, maestra, la frazione impropria indica qualcosa di simile a questo, ma non proprio?» La maestra rise. «Ti sorprenderà, Diego, ma è proprio così. Se nella frazione propria disponiamo di un intero e lo suddividiamo in parti uguali, nella frazione impropria l'intero non ci basta, ma nemmeno due interi, nemmeno 300.000, ci servirà sempre un pezzetto di più. Vi faccio un esempio. Se divido questa pizzetta in quattro parti uguali, quanti pezzi ottengo? Cioè, a quanti bambini posso dare uno spicchio di pizza?» «Beh, 4», rispose Michele. «E se invece volessi dare uno spicchio di pizza a 5 bambini?» chiese la maestra. «Beh, dovresti dividere anche questa seconda pizzetta in 4 parti uguali e prendere uno spicchio anche per il 5° bambino, facile!» «Giusto! Per favore, voi 5, mangiate questi spicchi di pizza, uno ciascuno!» La maestra aspettò e aggiunse: «Quanti interi sono stati mangiati?» «1!» rispose Luca, con la pizza ancora in bocca. «Non solo uno!» lo corresse Ginevra. «1 è un pezzetto, 1 è un quarto dell'altro intero, con esattezza!» «Perfetto!» esclamò la maestra. «Ricapitolando, abbiamo diviso 2 pizzette in 4 parti ciascuna, definendo così il denominatore della frazione, 4. Ne abbiamo mangiate 5 fette ed ecco il nostro numeratore. La frazione che abbiamo creato è 5 quarti ed è una frazione impropria». «In effetti», commentò Asia, «come frazione è un po' strana. Non è apparente perché è più di un intero ma meno di 2 interi. Non è propria perché non rappresenta una quantità minore rispetto a un intero. È impropria proprio per questo», disse Marika, «una frazione un po' stramba». La maestra sorrise e annunciò: «La frazione impropria è quella frazione in cui il numeratore è maggiore del denominatore. La frazione impropria, quindi, indica una quantità superiore all'intero». «Facciamo qualche altro esempio?» le esortò la maestra. «Federico, rappresentiamo 6 quinti». «Ok», disse Federico, «utilizzo il mio didò. Divido l'intero in 5 parti, come mi indica il denominatore della frazione, e ne prendo 6. Visto che non bastano, prendo un altro panetto e lo divido sempre in 5 parti. Ne prendo 5 quinti da qui, ovvero un intero, e un quinto da qui. 6 in tutto, 6 quinti». «Bene, Federico, passiamo ad un'altra frazione. Daniele, rappresenta 7/6. Visto che sono previdente e il numeratore è maggiore del denominatore, prendo 2 mele intere e le divido in 6 parti, come indica il denominatore della frazione. Ora passa al numeratore, 7. Prendo 6/6 di mela di qua e 1/6 di qua. Ecco qua, 7/6. Ottimo! Ultimo esempio. A
Alice, per favore, potresti consegnare a Riccardo lì vicino a te 8 quinti della barretta di cioccolato? Ok, rispose Alice. Divido la mia barretta di cioccolato in 5 parti e ne devo prendere 8, come indica il numeratore. Quindi, 5 quinti li prendo da qui e i restanti 3 quinti dalla tavoletta di cioccolato di Paola, che per fortuna è identica alla mia. Ecco qui. 5 quinti più 3 quinti, 8 quinti per te, Riccardo. Wow! Esultò Riccardo. Adesso posso mangiarla tutta questa cioccolata? Ma no, disse Alice. Che dici? È quasi ora di pranzo. Non dicevamo mica in senso stretto. Bene, bambini, per oggi abbiamo finito. Continuate ad esercitarvi con le attività proposte. E noi ci vediamo per il prossimo capitolo. Ciao!